Eccoci ragazzi, allora è dal tempio religioso più antico del mondo, quello contraddistinto da una grande storia, che parte il nostro viaggio in Cambogia. Paese straordinario per la sua contraddizione, soprattutto. Da un lato offre delle bellezze paesaggistiche meravigliose da scrutare insieme dall'alba al tramonto, come vedrete. E poi l'emotività, soprattutto la spiritualità di un popolo che lo manifesta attraverso i templi, come quelli che vedete alle mie spalle. Ma c'è un rovescio della medaglia, un retaggio culturale, emotivo, storico, dovuto alla guerra, al dolore di questo drammatico evento, l'eccidio dei Khmer Rossi capitanati da Pol Pot. Due dimensioni contrapposte, ma che convivono, comunicano e che soprattutto racconteremo insieme ad avventure nel mondo. Partiamo per il nostro viaggio. Ragazzi, buongiorno a tutti, se si può dire buongiorno perché è ancora notte qua. Adesso vi mostro la situazione reale di avventure nel mondo in Cambogia, nella prima escursione ad Angkor Wat, mattutina notturna, diciamo, perché sono le 4:30 del mattino. Queste sono le facce reali di avventure nel mondo, ragazzi, ci si diverte alle 4:30 del mattino senza dormire. Eppure il sonno non sembra smorzare in alcun modo la curiosità del gruppo all'idea della prima alba ad Angkor Wat, forse una delle più suggestive al mondo, che disorienta chiunque vi acceda, trasmettendo sensazioni magiche quando riflettendosi sui contorni delle rovine. La luce del primo sole disegna un mondo antico e moderno insieme e inscena uno scenario non a caso cinematografico. Ragazzi, è un sogno di una vita, sì. È una vita sogno. Siamo qui ad Angkor Wat, che è una valle di templi assolutamente straordinaria, che rappresenta davvero l'anima, il cuore, l'amor patrio di questa nazione. Tempo epicentro dell'impero testimonia lo splendore dell'antica civiltà Khmer. Un paradiso sulla terra, la trasfigurazione fisica del Monte Meru, l'Olimpo religioso. Per gli antichi, infatti, ciò che era in cielo poteva attraverso di esso essere vissuto in terra. Dimora di divinità antichissime, fu eretto con lo spirito, l'ambizione e la devozione di quei re ispirati agli dei stessi, luoghi di culto e di pellegrinaggio universali. Questi sono oggi lo scheletro sacro del centro politico, religioso e sociale di un impero che fino al 1400 contava già 1 milione di persone. Ragazzi, adesso l'emozione più grande. Nel tempio più famoso, diciamo anche riconosciuto dal cinema internazionale, la scena di Tomb Raider. La magnificenza di Angkor ha restituito emozioni fortissime ai ragazzi che a fatica prendono la via del ritorno. Ma il tempo scorre e sono ancora tanti i posti da visitare. Così partiamo alla volta del villaggio galleggiante sul lago Tonle Sap, una comunità che si nutre dei frutti dell'acqua e che vive come può.
La strada per raggiungere la capitale non è delle più sicure, gli incidenti di percorso sono ricorrenti e il nostro bus non sfugge alla sorte, così ci ritroviamo con una gomma da riparare. Per fortuna però l'estro, la resilienza e la capacità di questo popolo abituato a venirne fuori da qualsiasi situazione ci viene prontamente in soccorso e, men che non si dica, riusciamo a ripartire. Prossima destinazione, Phnom Penh. La storia di questo paese non può prescindere da quella di Pol Pot, con gli orrori perpetrati soltanto 30 anni fa che continuano a vivere nelle coscienze della popolazione come una ferita aperta, un dolore ancora presente. Il regime di Pol Pot è stato un regime di breve durata ma con un impatto devastante. Non solo sono state uccise circa 1 milione di persone, ma è stato fatto un targeting molto preciso di tutti coloro che avevano un livello di istruzione più elevato, e questo ha ancora un peso in Cambogia, nel senso che insomma ancora 20 anni fa, per esempio, soltanto il 14% degli insegnanti di scuola secondaria aveva concluso la scuola secondaria. Un segno perdurante è la fragilità politica, un regime molto duro che non consente nessuno spazio all'opposizione, che è un'eredità di quel passato così problematico. L'esperienza di oggi è stata edificante, ma dura. Così decidiamo di regalarci una serata distensiva in una cena tra amici. Prima di lasciare il paese, una visita al mercato è d'obbligo. Qui troviamo ogni cosa a prezzi incredibilmente convenienti. Così ci gettiamo nella mischia e guardate che cosa troviamo. Tu lo passa com'è? E colazione. Alla tua. È tua. La cosa più buona che ho mangiato in vita mia. Com'è Luca? Com'è? Ottima. Grande.